Intanto grazie di essere venuti, in particolare ringraziamento all'unico giornale, che è il Giornale di Sicilia. Abbiamo già fatto, abbiamo consumato già con le TV locali comunque diverse interviste. Oggi annuncio la candidatura alle primarie del centro-sinistra per sindaco di Siracusa. Una candidatura che non vuole vedere all'interno del Partito Democratico, non mi vuole vedere accostato a nessuna componente o area. Mi candido come Giancarlo Garozzo, come mi avete conosciuto e per chi ha avuto modo anche di seguirmi e magari apprezzarmi come consigliere comunale d'opposizione in questa città. Abbiamo portato avanti diverse politiche nell'interesse della città. Ora io andrò a fare una breve sintesi di quelle che sono state le attività che in qualche maniera hanno colto più l'attenzione nell'opinione pubblica delle attività che ho portato avanti. Diciamo che ci sono state vittorie e sconfitte in questa mia attività da consigliere comunale, però le proposte le abbiamo portate sempre avanti e le abbiamo portate a testa alta. Reputo un grande successo il fatto che ci siano intanto le riprese televisive dei consigli comunali, un segnale di grande trasparenza che io fin dal primo anno ho tentato di portare avanti in questo consiglio comunale. Purtroppo ci siamo riusciti solo al terzo anno ad avere le riprese televisive. È chiaro che questo serve a far partecipare la gente anche da casa e a poter seguire i lavori del consiglio comunale, quindi lo ritengo un grande passo verso una trasparenza che certamente è un fatto dovuto nel rispetto dei cittadini. Abbiamo promosso, io sono stato il primo firmatario, ma l'abbiamo promosso come gruppo consigliare del PD, anche una serie di emendamenti sempre a tutela delle fasce più deboli. Inutile ricordarvi, perché attento osservatore di quello che accadeva in consiglio comunale, la vicenda sui malati oncologici. Siamo riusciti in consiglio comunale a far passare gli emendamenti per i malati oncologici e poi però l'amministrazione non li ha attuati, quindi questa potrebbe essere definita una mezza vittoria. Un'altra vittoria che potremmo ascrivere al Partito Democratico all'attività svolta, e sempre ritengo anche con un impegno non indifferente da parte mia, è stata il contratto di diritto privato per i 70 lavoratori ASO del Comune. Su questo ci siamo battuti per ben 2 anni con questa amministrazione alla ricerca di soluzioni che potessero dare in qualche maniera una dignità economica e lavorativa a questi lavoratori. Alla fine, dopo 2 anni di scontri, ci siamo riusciti e quindi abbiamo potuto tranquillamente avere oggi di questi 70 lavoratori con un'indennità di tutto rispetto. Non sono mancate, devo dire, comunque gli scontri feroci. Sul piano regolatore qualcosa siamo riusciti a farla e su questo va fatta un'analisi un po' più particolare. Oggi vedete, la mia candidatura serve anche a sgomberare il campo da quello che accade, cioè oggi abbiamo le gente che tenta di riciclarsi sotto liste civiche dicendo magari che non ha nulla a che fare con la vecchia amministrazione. Io non capisco come possano intendere e dire queste cose. Assistiamo a passaggi dal centrodestra al centrosinistra con una facilità più unica che rara da quelli non che sono però stiamo attenti di consiglieri comunali oppure attori protagonisti di una cattiva gestione e amministrazione. Stiamo parlando di gente che in qualche maniera ha governato la città per 13 anni e oggi dice quasi io non c'entro più nulla con quello che è accaduto. Ecco, questo fa a dir poco sorridere ed è qualcosa che dobbiamo chiarire strada facendo in questa campagna elettorale, quali sono le responsabilità, di chi sono e di che cosa stiamo parlando. Altra cosa che abbiamo fatto, io sono stato primo firmatario di 6 ordini del giorno su 6-8 in consiglio comunale, gli ultimi 2 per chiedere lo scioglimento del contratto praticamente. Sulla stessa TARSU abbiamo fatto diverse proposte di modifica per avere un carico fiscale inferiore sui cittadini. Sul bilancio abbiamo formulato diverse proposte tese a una severa revisione della spesa, sono state sempre snobbate da questa amministrazione. Ovviamente il programma non lo faccio io, il programma io vado ad affrontare una competizione di primarie interne al centro-sinistra dove il programma è quello che viene fuori da Progetto Città. Progetto Città è stato un tavolo di confronto istituito dal Partito Democratico e allargato a SEL e DP e a tutte le forze dei movimenti che si sono accostati al progetto di primaria. Ovviamente questo tavolo
ha prodotto un programma. Io ho 10 impegni e ovviamente siccome la campagna è ancora talmente lunga e io da candidato alle primarie intendo parlare con tutte le forze sane del territorio, è un programma che compatibilmente con quello che già è stato fatto da Progetto Città può essere incrementato da tutte quelle che sono appunto le forze sane interlocutori. Parliamo da associazioni di categoria e parliamo di tutte le forze, appunto le forze economiche sul territorio e le forze del lavoro. Detto questo, i miei 10 punti sul quale mi impegno se dovessimo in qualche maniera vincere questa partita: il primo è trasparenza e partecipazione. Intanto partiamo dalla pubblicazione sul sito del Comune di tutte le spese che il Comune affronta quotidianamente, quindi tutte le fatture, tutto quello che esce in soldi, diciamo, quindi questi qua stiamo parlando di quelli che sono i soldi del Comune. Noi vogliamo che il cittadino abbia contezza di ogni singolo euro che viene fuori del Comune, basterà un clic per prenderne visione e averne l'accesso. Ovviamente non basta solo questo, noi pensiamo anche a un bando per concorso di idee. Questo che cosa significa? È uno strumento d'ascolto del territorio. Attraverso il bando il Comune infatti intende stimolare le creatività e le partecipazioni di tutti i cittadini, raccogliendo idee, proposte economiche, tecniche e culturali per lo sviluppo di Siracusa. Questo serve a mantenere un filo diretto, un rapporto diretto con il cittadino. L'amministrazione comunque si avvarrà anche attraverso l'utilizzo dei social network per restare in contatto per comunicazione e cose varie con il cittadino. Quindi questo è il primo punto sul quale io mi impegno se dovessimo riuscire a spuntarla alle primarie e a diventare in qualche maniera amministratori di questa città. Va fatto anche un discorso sulla valorizzazione e riorganizzazione delle risorse umane del Comune di Siracusa. Al fine di mitigare gli effetti di situazioni sclerotizzate all'interno del Comune, si pensa, valutando singola posizione per singola posizione, di effettuare una vera e propria rivoluzione all'interno del personale del Comune. Io immagino che sia i dirigenti che i funzionari che tra troppo tempo ricoprono determinati ruoli dovranno essere in qualche maniera spostati dalle loro competenze, magari non tutti, perché se qualcuno ha lavorato bene, ma lo riscontreremo, già in parte abbiamo il quadro abbastanza chiaro, ma è un modo di riscontrare in maniera più chiara se c'è stato qualcuno che è stato particolarmente inadempiente e sarà immediatamente spostato. L'altro impegno è di ridurre le posizioni organizzative da 70 a 35, questo lo propongo da tanto tempo. Posizione, se voi pensate che se al Comune di Melano ci sono 30 posizioni organizzative, vorrei capire perché il Comune di Siracusa ha bisogno di 70 posizioni organizzative. Stiamo parlando di uno spreco di dimensioni clamorose. E ancora, anche allo scopo poi di valorizzare quello che è il personale del Comune, non sarà più possibile al Comune di Siracusa fare alcuna consulenza, si dovrà in qualche maniera attingere a quelle che sono le professionalità interne, valorizzarle, responsabilizzarle e farle diventare protagonisti della macchina amministrativa. Altro punto sempre ritenente il secondo impegno è quello che mi sta a cuore da una vita, perché propongo da una vita ma mi hanno sempre snobbato: una task force fatta da dipendenti comunali selezionati con bando che si occupi di monitorare e presentare progetti alla Comunità Economica Europea, progetti allo Stato e alla Regione. Questo serve per non perdere, perché Siracusa non si può permettere di perdere alcuna possibilità di finanziamento. Fino ad oggi mi pare che chi è stato al timone di questa amministrazione ha dormito parecchio su questo, e quindi è chiaro che oggi, d'altra parte, la politica oggi impone che ci sia in qualche maniera la possibilità di attingere a risorse economiche esterne, perché i bilanci dei comuni li conosciamo tutti. Un altro punto è quello del rinnovamento, costi della politica e dell'amministrazione. Questo l'ho chiamato e mi è piaciuto definirlo in qualche maniera faccia nuova a Palazzo Vermezzo, cioè gli assessori che ci saranno, che verranno nominati da parte del sindaco, saranno degli assessori che saranno tutti per la prima volta in vita loro nominati assessori, e sarà gente che sarà premiata per merito e competenza. Non ci sarà alcuna ingerenza da parte dei partiti della coalizione nel sedere qualcuno a tutti i costi nella poltrona di assessore, perché quello che è accaduto oggi con il disastro dell'amministrazione è stato dovuto al fatto che si sono alternati nel giro di
quattro anni scarsi della giunta Vicentini, qualcosa come 50 assessori. Poi spiegatemi la continuità lavorativa di un assessore che deve programmare e portare avanti le istanze, se è credibile una volta che un assessore sta 6 mesi, 3 mesi o 4 mesi. Immediatamente in materia di costi della politica abbatteremo l'indennità del sindaco, quindi a caduta e a pioggia tutto il resto, parliamo di assessore, di consigliere, di quartiere, l'indennità del sindaco avrà un abbattimento del 25%, questo per la riduzione dei costi della politica. Lo stesso sindaco si impegna immediatamente a rinunciare all'auto blu e a razionalizzare i costi delle spese di rappresentanza e delle spese, perché quando il sindaco dà il segnale che rinuncia all'auto blu, è chiaro che tutte le altre in qualche maniera, a servizio dei dirigenti o di altre cose, avranno una forte ridimensionata, ma il primo segnale parte ovviamente da chi ha la responsabilità di questo. Il quarto impegno si chiama acqua bene comune. L'impegno è elementare, che poi è quello che noi sosteniamo da tempo in Consiglio Comunale: attivare tutte le procedure per dismettere il contatto con Alto Idrico e di conseguenza con Saiotto. Questo non è neanche difficile, perché se noi andiamo a prendere la carta dei servizi, che è di fatto il contratto che lega Saiotto all'Alto Idrico, andiamo a vedere che ci sono diverse inadempienze. Si tratta di avere il coraggio di attivare le procedure per lo scioglimento del contratto, per tornare a una gestione dell'acqua. Nel caso di Siracusa non è proprio per tornare, perché l'acqua, diciamo, era pubblica e privata anche prima con Sogeas, anche se era a maggioranza pubblica, ma per tornare o per andare verso una gestione dell'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum, dobbiamo finirla di disattendere quella che è la volontà dei cittadini, e dobbiamo, a parte il fatto che poi con 6-8 qui su Siracusa c'è tutta una storia che comunque va affrontata. Ovviamente saremo anche nelle condizioni di accertare eventuali responsabilità sul fallimento Sogeas, perché questa cosa del fallimento Sogeas lascia parecchi lati oscuri. Allora, il quinto impegno è volumi zero e riqualificazione urbana. Qua parliamo anche di periferie. Io sono convinto che oggi come oggi, alla luce di un piano regolatore che qualcuno ha detto che era un vanto, un piano regolatore fatto in comparti e per equazioni, cosa ha prodotto? Diciamocelo subito cosa ha prodotto. Ha prodotto una serie infinita di aree cedute al comune, che il comune, con la forte crisi che ha, non può né mantenere né utilizzare. Quindi dove ci giriamo per Siracusa, abbiamo delle aree totalmente abbandonate. Oggi siamo nelle condizioni, alla luce del piano regolatore, del nuovo piano regolatore che sarà fatto, di smontare pezzo per pezzo questo piano del regolatore, che ha reso praticamente edificabile tutta Siracusa, con l'aggravante che i cittadini oggi praticamente hanno degli immobili che valgono meno rispetto a quando l'hanno acquistato. Questo è dovuto all'esubero di immobili che ci sono sul territorio, perché ci sono dal 20 al 30% in più immobili sul territorio rispetto a quella che è la richiesta. Quindi scendono i prezzi perché c'è tanta offerta, e in più aumentano le tasse, perché io voglio ricordare che i cittadini oggi, non so, i cittadini siracusani, non è cresciuto il numero dei cittadini siracusani, ma sono esattamente quelli di 5-6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa. Quindi la città si è allargata in qualche maniera sul territorio, lì noi ci dobbiamo portare la pulizia, i servizi e tutto quello che ne comporta, quindi sono sempre quegli stessi cittadini che pagano un servizio più ampio sul territorio. Noi dobbiamo mettere un freno a tutto questo, perché se no non ne usciamo. Mettere un freno a tutto questo significa cominciare a parlare di volumi zero e riqualificazione dell'esistente. Le prime due priorità saranno, come riqualificazione dell'esistente, la Borgata e la Mazzarrona, che sono diventati due quartieri di fatto abbandonati da oltre 20 anni e che hanno necessità di avere di nuovo dignità e decoro. Come avviene questo? Un'altra cosa che contestiamo a chi ha governato fino ad oggi è di non aver mai partecipato a dei bandi europei per la riqualificazione. Vanno presentati dei progetti, i fondi ci sono, vanno intercettati e sfruttati. Non hanno fatto neanche questo. Noi quantomeno stiamo dicendo oggi che abbiamo le difficoltà economiche, ma sappiamo che le risorse devono essere cercate all'esterno. Chi pensa oggi con le risorse comunali di fare qualcosa è un folle e non ha capito evidentemente cosa significa gestire una città. Questo è un punto che mi sta particolarmente a cuore, perché ho fatto anche un emendamento che è il sesto punto, l'ho chiamato il lavoro che non c'è.
Questo punto cosa vuole significare? Vuole significare che il comune di Siracusa è ovvio che non ha particolari pertinenze per quanto riguarda l'aggregazione di posti di lavoro, non è da comune occuparsi dell'aggregazione di posti di lavoro, però è anche vero che i comuni devono avere la responsabilità di attirare idee di sviluppo, possibilità di sviluppo e tutto quello che ne comporta. La riduzione che la legge regionale impone dagli assessori da 12 a 8 porterà a un risparmio per le casse comunali di circa 180.000 euro. Immagino di utilizzare questi 180.000 euro per un contributo a fondo perduto per 30 disoccupati siracusani da selezionare con bando ad evidenza pubblica per l'inizio di una nuova attività. In qualche maniera tendiamo con un contributo a fondo perduto di che verrà qualcosa come 6.000 euro a disoccupato, di incentivare la nascita di nuove attività su Siracusa, cosa che fino ad oggi non era mai stata fatta. Io ritengo che si presta attenzione e si butta un occhio anche a determinate situazioni che mi pare che oggi la politica non abbia o il coraggio di parlarne o le idee per parlarne. E ancora, il settimo punto è la tutela dei più deboli. È chiaro che oggi parliamo quindi di solidarietà sociale. Oggi un comune serio la cosa che deve fare è monitorare con attenzione quello che dice lo Stato, perché lo Stato ha dato ampi poteri per quanto riguarda la solidarietà sociale ai comuni, però è chiaro che ha dato anche tanti strumenti che in qualche maniera spesso sfuggono ai comuni, cioè i comuni non riescono a stare dietro. Io mi riferisco e porto un esempio pratico al bonus energia che il comune di Siracusa l'ha scoperto 3 mesi dopo che era istituito, cioè la gente andava al comune di Siracusa a chiedere informazioni sul bonus energia e si diceva bonus energia non ce n'è, quando c'era già invece un capitolo di bilancio statale già predisposto che in qualche maniera era finanziabile per i cittadini attraverso il comune. Quindi una maggiore attenzione a queste cose e soprattutto poi una valorizzazione del rapporto tra associazioni di volontariato e comune, perché facendo sistema si riesce a affrontare determinate problematiche, cose che fino ad oggi non è stato fatto. Allora, poi abbiamo l'ottavo punto, è mobilità e vivibilità. Le due cose sono per me collegate sotto certi aspetti. Per me è molto semplice, dobbiamo necessariamente rescindere il contratto con l'ASL, cioè c'è poco da fare. Da questo punto di vista bisogna necessariamente andare a riprendere i pulmini elettrici che sono stati buttati all'antico mercato e vanno sistemati e rimessi in funzione, ovviamente ampliando una flotta, la flotta dei pulmini con l'acquisto di altri pulmini elettrici, e questo porterà certamente, che io ricordo a tutti che abbiamo un serio problema di inquinamento dell'aria, noi qui abbiamo le polveri sottili, il PM10, e dobbiamo necessariamente, che 310 giorni l'anno mi pare addirittura sforano i limiti previsti per legge, quindi dobbiamo necessariamente porre rimedio a questo. Un primo passaggio può essere quello del trasporto pubblico, che è fatto con dei mezzi più piccoli e dei mezzi elettrici, pensando addirittura di installare su tutti gli immobili e i terreni di proprietà comunale dei pannelli fotovoltaici, quindi parliamo anche di energie rinnovabili. Noi da questo punto di vista abbiamo la possibilità, quasi a costo zero, perché non abbiamo più i costi dei carburanti, di poter dare un servizio per la città con mezzi più idonei, più piccoli per le strade siracusane, perché queste case giganti che girano non hanno alcun senso per Siracusa, e certamente abbiamo la possibilità anche di non avere più quelle polveri, il livello di polveri sottili nell'aria di quella dimensione. Il nono punto, mancano gli ultimi due impegni, sono stato forse un po' lungo, ma purtroppo fa parte della presentazione, non potevo fare. È sintetico quello dell'ultimo punto, però. Sì, ma siccome sono 10. Entreranno qualche cosa in queste polveri sottili. Certo, no, io sto parlando però dell'aspetto della città, quello è dopo, è chiaro. Sì, è un primo passaggio, vabbè. Una città più pulita è il nono punto. Allora, da troppo tempo la città di Siracusa è stata abbandonata da questo punto di vista. Tutti in giro abbiamo modo, che sta in giro, di notare quanto è sporca la città e di accogliere anche le lamentele di parecchi cittadini. Oggi l'impegno che possiamo prendere per quanto riguarda la città di Siracusa è quello di
di impegnarci a portare avanti maggiori controlli sul territorio nei confronti dell'azienda che vincerà sostanzialmente la gara d'appalto per la pulizia della città. Quindi andranno fatti dei controlli seri e andranno in qualche maniera fatte delle sanzioni veramente pesanti laddove viene disatteso il servizio di pulizia. Ovviamente non è solo una questione dell'azienda, ma c'è anche un problema culturale del cittadino, noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Il problema culturale del cittadino, noi dobbiamo fare in modo, io infatti da questo punto di vista ritengo che aumentare almeno del 50% quelli che saranno i cestini e cose ceneri per tutta la città possa essere un primo segnale, e a seguito di una campagna di informatizzazione seria e forte, poi non lasciare più alibi a nessuno, cioè il cittadino che sbaglia, che ancora si ostina a non rimuovere magari gli escrementi dei cani o a continuare a buttare la cicca per terra o il pacco di sigarette per terra, io immagino una forte campagna dove praticamente alla fine ci saranno delle sanzioni pesanti per chi continua a sbagliare. Questo è solo l'aspetto della pulizia. La premessa per quanto riguarda tasso, raccolto differenziato e cose, ovviamente nel programma del centro-sinistra, che io condivido perché mi cambio dalle primarie del centro-sinistra. Lo spiego e lo dico perché non voglio che qualcuno pensi, dice, perché non tratta il problema della raccolta differenziata? Perché quello è nel programma del centro-sinistra. Questi sono i 10 impegni. Nel programma del centro-sinistra. Perfetto, non c'è dubbio su questo. L'ho detto proprio perché Gregorio se lo può dire, vedi che queste cose sono. Io sto parlando di 10 impegni di candidato alle primarie. Abbiamo finito. Certo. E più su aspetti di natura politica che programmatica, perché quello ci sarà poi modo. Allora, primarie del centro-sinistra, bisognerà prima capire qual è questo centro-sinistra, perché al ridosso delle elezioni questo centro-sinistra si allarga, si restringe più verso centro e più verso sinistra. Quindi candidato di quale centro-sinistra? Allora, io conosco un centro-sinistra che è quello che ha istituito il tavolo delle primarie e ha fatto progetto città. Questo è avvenuto circa un anno fa. Ed è un tavolo fatto da PD, SEL, Italia dei Valori e i movimenti. Nel frattempo però sono successe tante cose. Sono successe tante cose, sarà premura di quel tavolo stabilire se determinate candidature o determinati movimenti possono entrare a far parte a pieno titolo del discorso avviato un anno fa o meno. Uh-huh. Io questo vi posso dire. E sul piano personale tu c'è un'opinione? Sul piano personale io mi ritengo alternativo a chi ha governato la città negli ultimi 13 anni, alternativo realmente e veramente. Vi posso dire solo questo, quindi il forte è l'imbarazzo di quello che accade, ovviamente. Però è vero che chi ha amministrato negli ultimi 5 anni la città non ha un minimo, neanche oggi, alla luce delle novità, la possibilità di tornare a fare. Tutti diventano alternativi, in qualche caso pongo così una cosa, oggi c'è un centro democratico che diventa anche alternativo a chi ha governato gli ultimi 5 anni della città. Il Centro Democratico, la sigla probabilmente rappresenta alternatività rispetto a chi ha governato, la sigla. Certo. I protagonisti mi pare che sono stati tutti assessori e consiglieri di maggioranza. Quindi non è come diceva la collega. Capite bene che il problema non è mio, che da 10 anni sono all'opposizione e sto benissimo all'opposizione, oggi mi ripropongo per andare con un'inversione di tendenza vera rispetto a quello che è accaduto. Il problema è evidentemente di chi intende rimangiarsi 12 anni di amministrazione di questa città e riproporsi. Perché il nostro programma non ha nulla a che vedere con le politiche che hanno adottato loro fino ad oggi. Il problema... tanto per scontato che lei potesse essere candidato, eccetera, eccetera. Però si rende conto che il Centro Democratico, con chi ci sta dietro oggi, potrebbe o dovrebbe contribuire alla sua elezione. Cosa devo dire? No, dovrebbe uno già la domanda voglio capire. Volevo dire se in questo crea qualche imbarazzo. L'ho già detto che è ovvio che crea qualche imbarazzo. Non può essere. No, non l'ho sentito, questo è il problema. Vabbè, questo comunque sarà una cosa che affronterete ora, subito. Io sono candidato alle primarie dello schieramento che conosco, c'è il coordinamento che affronterà nei prossime 48 ore, ritengo questo argomento e scioglierà il nodo su quelli che devono essere i rapporti con questi nuovi pezzi, tra virgolette, di centro-sinistra. Non della politica. Giancarlo Carazzi si presenta come un candidato che non è candidato di aria. Perfetto. Delle primarie e del coso. È evidente che al di là del fatto che ci si presenti così, poi di fatto ci saranno probabilmente anche altre aree che vorranno esprimere una
allora, il mio auspicio è che queste primarie siano il più partecipate possibile, e più candidati ci sono, più ricchezza ci sono per le primarie, più è garantita la pluralità anche sulle iniziative da portare avanti. Quindi da questo punto di vista sono serenissimo, aspetto di conoscere il nome degli altri candidati e almeno cominciamo anche a dibattere sui problemi della città e poi iniziare un confronto. La formazione del tavolo che sceglierà, diciamo, o che detterà le condizioni delle primarie, da chi è composto questo tavolo? È proposto dai responsabili del PD, che sono Paolo Bulino, che è il segretario cittadino, dal responsabile di SEL, che è Vitale, dal responsabile di Italia dei Valori, che è Paolo Gianziracusa, e dal responsabile poi dei movimenti, ora non ho contezza ben definita dei responsabili dei movimenti che sono. Il Groia c'entra di questa novità? Un anno fa non c'era. Il Groia l'anno fa non c'era, però quello che vi posso dire è che ancora ad oggi Paolo Gianziracusa partecipa a quel tavolo come Italia dei Valori. Perché poi c'è un pezzo invece di Italia dei Valori che ha detto di essere in Groia, sì. Come c'è un Paolo Gianziracusa che abbiamo letto nel comunicato di sabato, da 734. Credo che sia andato a fare lì il relatore e non interessato al progetto. Credo che sia, però insomma, bisognerebbe chiedere a lui. Vabbè, forse le primarie serviranno anche per fare un po' di chiarezza, no? Assolutamente. Io per questo auspico che ci siano. Dovrebbero essere comunque ancora, Crocetta non ha chiarito quando si vota in Sicilia, perché pare che sia tornato indietro dopo la prima data del 22 e 22 aprile. Le date per le primarie, quindi sono, comunque saranno nel mese di marzo, non si capisce se sono i primi di marzo, che è secondo la data nuova lì ci della croce, o intorno al 17 marzo, però orientativamente l'arco di tempo è quello. Uh-huh. Ci potrebbe essere, abbiamo visto che anche all'interno del PD, che sta di fatto che è rimasto senza il segretario, forse provinciale, sì, senza il segretario provinciale. Certe alleanze che si sono venute a formare, di cui sono state manifestate anche in occasione delle primarie per regionali, ecco, potrebbero drogare un pochettino quello che poi sarà il risultato di queste primarie? Drogare? Ho capito il senso della domanda. Il discorso è semplice: se riescono a fare sintesi le aree, queste due aree nello specifico, sull'unico candidato, sarà un problema loro, diciamo, affrontare la campagna elettorale. Io ripeto, io mi sto volendo proprio candidare senza appartenenza ad alcuna area, proprio per dare un segnale alla città e dire: non mi interessano le aree che ci sono nel Partito Democratico, a me interessa mettere a disposizione della città la mia candidatura e interloquire con tutti. Ora, se poi vogliono cogliere questo messaggio, lo colgano; se non lo vogliono cogliere, facciano altro. Ma ripeto, io sono interessato perché ci sia un'ampia partecipazione alle primarie con diversi candidati. Se qualcuno le ricordasse che lei ha molto attivato la venuta a Siracusa dell'Aria Renzi. Ma io, per carità, l'Aria Renzi intanto non è mai stata formalmente ma poi non vado minimamente a rinnegare il fatto che io ho sostenuto Renzi. Da questo punto di vista, per carità, però non appartengo a un'area che non c'è, non ci posso appartenere. Se domani si vota per le primarie Bersani contro Renzi, io rivoterei per Renzi, cioè, voglio dire, da questo punto di vista voglio essere abbastanza chiaro, non voglio creare malintenzioni. Perfetto. E allora grazie. Ci si rivede presto, insomma. Grazie a tutti.